Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura di agisoft-coaching.com e in questo video vi insegnerò ad utilizzare i codici del target per importare il vostro modello nella workspace di Agisoft MetaShape Professional. Per iniziare apriamo Agisoft MetaShape e andiamo dal menu File su Tools e quindi selezioniamo Markers e quindi Print Markers. Quindi il primo passo ci consentirà di stampare markers, tipo di markers a 12 bit può andare bene, numero di targets per pagina è di 5, quindi può andare bene anche questo. Per continuare premiamo su OK, verrà salvato quindi il nostro file che noi chiamiamo codici. Premiamo il tasto invio per confermare l'operazione. Apriamo quindi il file per vedere cosa è stato salvato, infatti sono i nostri codici. Di questi markers noi andremo a utilizzarne però anziché tutti e 5, solo questi primi tre che vediamo nella prima pagina. Come vedete sono numerati 1, 2 e 3, quindi stampiamo solo la prima pagina, tagliamo il foglio e usiamo questi tre markers. Quindi utilizzando il modello che ci ha fornito l'Agisoft possiamo vedere l'orientamento dei primi tre markers che abbiamo stampato. Il primo è questo di sinistra, il secondo è questo di destra e il terzo è questo in alto. Cosa è importante è quindi fissare il primo marker che corrisponde all'origine delle coordinate, selezionare il secondo marker che ci dà la distanza dal primo seguendo una direzione rettilinea, impostiamo l'oggetto con un asse longitudinale parallelo a quest'altro asse, congiunge due markers. Infine posizioniamo il terzo markers che dovrà risultare perpendicolare ai primi due che abbiamo posizionato. È importante che approssimativamente i tre markers costituiscano un triangolo equilatero. Tornando alla nostra esercitazione, dovremmo quindi importare come prima cosa le nostre fotografie nella workspace, fare quindi clic sul chunk 2 con il tasto destro e quindi fare clic su Add Photos. Da questa finestra noi raggiungeremo la nostra cartella e quindi potremo importare tutte le nostre fotografie. Quindi facciamo clic sul tasto Apri per caricarle nel nostro pannello Photos. In questo momento avremo importato quindi le nostre fotografie e dovremo quindi inserire i codici che abbiamo precedentemente posizionato e per far questo andiamo quindi dal menu File su Tools e su Markers e quindi facciamo clic su Detect Markers. Dalla finestra che si apre possiamo selezionare il livello di tolleranza che può andare bene 50, i markers che abbiamo utilizzato che sono circolari e quindi facciamo clic sul tasto OK per confermare. Dopo un breve caricamento potremo notare che sopra di ciascuna di queste immagini che abbiamo inserito nel pannello Photos apparirà una icona con una bandierina angolo in alto a destra di ciascuna foto. Per controllare il dato dei markers dovremo quindi selezionare Reference qua in basso. In questo caso c'è stato un errore perché è stato importato solamente marker di 3 in maniera automatica. Per controllarli possiamo fare doppio clic sulla pagina e vedere quello che è stato riconosciuto. In questo caso è stato riconosciuto solamente il target 69. Prima è questo che sto indicando, quindi facendo clic con il tasto destro posso inserire manualmente questo marker. Eccolo qua. Point 1. Quindi ho inserito il primo. Lo posso rinominare facendo clic sopra target 69 e faccio clic su rename, quindi lo chiamo Point 2 in questo caso. E quindi ci rimane da inserire il terzo punto. Facciamo quindi clic sull'ultimo e selezioniamo, già in automatico ce l'ha segnato come terzo punto. Quindi noi qui siamo nella prima foto, nella seconda foto ripetiamo l'operazione, clic quindi con il tasto destro, anziché però fare clic su Add Marker andiamo su Place Marker e selezioniamo il primo,
il secondo c'è già e quindi facciamo la stessa operazione per inserire il terzo. Clicchiamo con il tasto destro, quindi al centro sempre di questa circonferenza, place marker, point 3, sono 3, il 2 è già stato riconosciuto. Passiamo alla foto successiva e ripetiamo l'operazione. Tasto destro sul primo, place marker, point 1, tasto destro sul terzo, place point 3, abbiamo finito il quinto e ora concludiamo selezionando il punto 1, punto 3. Ora sono tutti mappati i target che abbiamo inserito. E facciamo clic quindi sul primo punto per accorgerci che all'interno noi possiamo selezionare una serie di parametri. Il punto 1 noi lo consideriamo come origine, la x risulta pari a 0,00 metri, la y lo stesso e la z lo stesso perché sono tutti su un piano. Passiamo al punto 2. Il punto 2 questo è cambiato. Se x non è 0 ma asciutto, che ci siamo spostati verso destra e quindi è positivo, e nel nostro caso è pari ad un valore di 66 centimetri e 15, trasformandolo in metri diventa 0,6615. Y è 0 perché non ci siamo mossi verticalmente dall'asse delle x, e la z è lo stesso perché è tutto sullo stesso piano come abbiamo detto prima. Quindi 3 invece è da ricavare perché ha una distanza dall'asse dell'x che non c'è noto e anche una distanza dall'asse y che non c'è noto. Quindi conosciamo la distanza tra il punto 1 e il punto 2, possiamo misurare facendo clic con il tasto destro sui primi due e andando su create scale bar. Quindi possiamo inserire la distanza, la conosciamo perché i markers l'abbiamo iniziato noi e quindi le abbiamo misurate. Quindi la prima distanza in metri abbiamo detto che è 0,6615, la distanza tra il punto 2 e il punto 3 è di 0,575, la distanza tra il punto 1 e il punto 3 è invece di 0,6135. Abbiamo impostato le distanze corrette tra un marker e l'altro, quindi ora non ci rimane che fare la procedura di allineamento per verificare se le distanze tra i marker sono giusti o sbagliate. Per far ciò facciamo clic da workflow e quindi selezioniamo Align Photos, lasciamo già i parametri che sono impostati, quindi premiamo sul tasto key per far avviare la procedura di ricostruzione della nube sparsa. Possiamo vedere il risultato cliccando la toolbar in alto a destra sull'ultimo strumento, fare clic su show points per vedere i punti creati. Nel nostro caso possiamo uscire dalla modalità fotografie e quindi posso zoomare e rispostiamo la testa barra qui a sinistra e portando l'orbita mi accorgerò che sono state inserite tutte le distanze che abbiamo verificato precedentemente. La distanza che avete selezionato in rosso è la distanza tra il punto 1 e il punto 3, quindi orientamento che ci interessa guardare questo. Noi siamo partiti dal punto 1 con la sete delle x, abbiamo ottenuto il punto 2 e poi perpendicolarmente abbiamo ottenuto il punto 3. Come vedete approssimativamente si tratta di un triangolo equilatero. Per verificare le misure da model palette e quindi possiamo selezionare il punto 0 e il punto 2 per misurare e verificare che questa distanza sia quella corretta. Allora la distanza tra il punto 1 e il punto 2 è questa ed è dovuta di 66.1. Bene ragazzi, quindi ora dobbiamo calcolare le coordinate x e y rispetto al punto 3,
che è quello che ci interessa. Per semplicità, chiameremo la distanza tra il punto 1 e 2, la chiameremo C. Facciamo clic sul tasto F2 dopo aver cliccato su scalbar che abbiamo creato. Quindi questa la chiameremo C. La distanza tra il punto 1 e il punto 3 la chiameremo B. E la distanza tra il punto 2 e il punto 3 invece la chiameremo A. Ora, il software ci ha fornito una formula semplice, in realtà è una formula matematica, per calcolare l'angolo compreso tra due lati di un triangolo. Quindi prima di tutto ci interessa calcolare l'angolo, quindi per trovare il coseno del vertice A, appunto, dovremmo fare questa operazione. A, abbiamo detto che è questo vertice, quindi dovremmo fare T al quadrato, che misura 0,6135 al quadrato, più, abbiamo detto, C, che è 0,6615 al quadrato, meno A al quadrato, che quindi è 0,575 al quadrato, ci dà 0,48. Questo va diviso per 2 per B per C, quindi 2 per B, che misura 0,6135, per C, che misura 0,6615. Chiudiamo la tonda e teniamo su uguale 0,59. Questo è il coseno dell'angolo che ci interessa. Per trovare l'angolo dovrò fare coseno alla meno 1. Facendo il coseno alla meno 1 otterremo un valore di 53,84 gradi. Quindi facendo B per il coseno di A, otterrò la coordinata X del punto 3, che è di 0,3653. Quindi vado subito a inserirla nell'apposito pannello markers sulla sinistra. 0,3653 abbiamo detto. Quindi facendo questa volta il seno dell'angolo anziché il coseno, mi vado a trovare quella che è la coordinata y. Quindi per trovare la coordinata y non mi rimane che fare il seno dell'angolo che abbiamo visto che era circa di 53 gradi. Quindi facciamo il seno che è da 0,80 per la distanza tra il punto 1 e il punto 3, quindi facciamo per punto 61 per 0,6135. Questa operazione mi dà 0,49, quindi la posso subito inserire, 0,4928, e questa è la coordinata del punto 3. Per vedere i markers basta che faccio clic sulla bandierina dalla toolbar, e quindi come potete vedere adesso ho tutti i markers riconosciuti. Posso fare clic anche sull'opzione Update per aggiornare appunto la posizione anche rispetto all'ultimo marker. Benissimo ragazzi, abbiamo completato la nostra ricostruzione e la scalatura completa di questo modello, anche se non avevamo appunto le coordinate, quindi siamo riusciti a scalare incredibilmente un modello solamente tramite l'utilizzo di questi target a terra. Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi ai miei canali, agisoft.com e il mio blog. E ci vediamo per il prossimo video. Grazie, ciao.